posto vissuto. Dimenticatevi la turbo, perché poi ne parleremo in un altro video. Fantastica, cioè sono dei gioielli. 1100 Elite Vignale del 56. Guardate questo pulsantino, sapete cosa serve? Che bella rossa con il tettuccio nero, che sono anche i miei colori preferiti. Roll bar a profusione. Fantastica, perché questo è il go-kart per eccellenza degli appassionati delle auto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale. Allora, come promesso, sono arrivato ad Aosta e da subito mi hanno portato in un posticino che ha qualcosa di veramente interessante. Siamo davanti a questo capannone, dentro ci sono dei gioiellini di un'altra epoca e grazie al nostro amico Gian, eccolo qua, ciao Gian. Ciao a tutti, ciao Dave. Lui ci dà una mano perché, come voi sapete, io non sono esperto di macchine di una certa epoca, però mi fa piacere lo stesso condividerle con voi e farvele vedere. Quindi non prendetevela con me, perché io di questo mondo conosco poco, ma sto imparando in questi ritrovamenti casuali in cui mi sto addentrando da quando ho il canale. Quindi ragazzi, tiriamo su la Claire che vi faccio vedere cosa c'è qua sotto. Apriti sesamo! Guardate un po' dove siamo. Posto vissuto, così come è giusto che sia, un locale adibito ad auto degli anni 50, 60, 70, adesso vedremo. C'è un po' di tutto, ci sono tanti ricordi, tantissimi accessori, anche una sfilza di moto, ma siccome siamo un canale di auto, a noi ci interessano queste. Adesso dimenticatevi la turbo, perché poi ne parleremo in un altro video. Però guardiamo insieme che belle che sono. Gian, Topolino? Topolino C. Topolino C degli anni 50. Degli anni 50. Bellissimo. La portiera controvento. La portiera controvento. Guardate, ve la faccio vedere dentro. Spettacolari anche gli interni. Interni ricostruiti, mi diceva il proprietario del posto. Bellissima, veramente in ordine. Fantastica, cioè sono dei gioielli. Poi qua cosa abbiamo? Questa è la mia preferita. Questa è la mia preferita, il colore Fiat è 1100 Elite Vignale. 1100 Elite Vignale del 56. Vignale è il carrozziere che si è occupato, sì, di carrozzarla. Non è un prima vernice perché è stata riverniciata, ma auto hanno mantenuto gli interni originali. Cioè ragazzi, questi interni sono del 1956. Quindi hanno 65 anni, ma guardate che bella che è. La cura del dettaglio. Guardate questo pulsantino, sapete cosa serve? Serve ad accenderla, quindi si gira la chiave nel quadro e l'accensione avviene già col pulsante. C'erano arrivati già a metà degli anni 50, eccezionale. Qua sopra, non so se lo vedete perché c'è buio, eccola, c'è una retina che serviva per stipare tutte le cartine per il viaggio, tutte le mappe per il viaggio. Come le cose erano funzionali una volta. Beh, bellissima comunque. Allora, praticamente qui si vende quasi tutto tranne questa bellissima Duetto, che però vi faccio vedere lo stesso perché è in condizioni maniacali, è veramente ben tenuta. Gian, che anno siamo qua? 1980. 1980. Alfa Spider 2000 veloce. 2000 veloce, mi dicevi i cavalli più o meno. Intorno ai 130. 130, quindi è anche sportivella perché il rapporto peso-potenza è a suo favore. Guardiamola dentro. Guardate che bella male, con gli interni neri, tenuta benissimo. Plancia già sportiva, posizione del cambio ottimale per una guida sportiva perché è vicino al volante, quindi
per cambiare bisognava spostare poco la mano. Ottimo! Volevo farvela vedere perché effettivamente, anche se non è in vendita perché è un ricordo di famiglia, è tenuta benissimo, è una targa Oro Asi, che è bella rossa con il tettuccio nero, che sono anche i miei colori preferiti. Ah ragazzi, mi dimenticavo di dirvi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate qua sotto, attivate la campanella di fianco sulle notifiche, così vi arrivano le notifiche dei miei video, e seguitemi anche in Instagram perché posto un sacco di storie e di video su quello che combino tra un video e l'altro. Procediamo perché ne abbiamo ancora tante. Golf GTI. Lei è un 1006 del 1980, ve la voglio far vedere dentro perché è in allestimento da battaglia, guardate come è messa giù, roll bar a profusione. Questo allestimento è perché la macchina è preparata sia per delle gare in salita che anche dei rally, infatti c'è la presenza del sedile del passeggero, comunque di chi aiuta il pilota nell'anticipo curva, guardate com'è bella. C'è la sua vaschetta dove si mettono tutti gli oggetti che ballano in giro, i caschi, i guanti, il portafogli. Rapporto peso potenza eccezionale, divertentissima, ma guardate che gioiellino, bianca blu, bellissima, tenuta benissimo, parolti perfetto. E adesso tocca a lei, Jeanne, questa che cos'è? Questa è una replica della Fiat 850 Abarth, bellissima. Che anno siamo qua? Nel 1960 con il tetto a scacchi bianco e azzurro, come la livrea laterale, bellissima. Sedili fusina, aperture controvento, fantastici sedili, bellissima anche dentro. Altre due particolarità: tergicristalli a compasso, le ruote a raggi, guardate che belle, tipiche dell'epoca, bellissima. Procediamo con la prossima. Jean, questa invece che cos'è? È una Fiat 600D Fanalona del 1967. Il motore è stato completamente restaurato. Sta macchina ha 55 anni. Bellissima, ma guardate che bella. Andiamo a vederla dentro. Interni originali, bellissimi in questa colorazione rossa con bordino bianco, poi sarà un bianco panna. Cos'è un bianco panna? Sì. Bianco panna, volante tipico. Allora, qua il motore che cos'è? Motore 750 rifatto a nuovo con marmita e collettore Abarth. Ottimo, 4 cilindri, giusto? 4 cilindri. Bellissima, bellissima. Guardate che bella questa, questa è la mia preferita. Mini Cooper Innocenti del 1973. Questa è un 1003 di cilindrata. Fantastica, perché questo è il go-kart per eccellenza degli appassionati delle auto. È alta 1,10 m praticamente. Dentro strepitosa, guardate che bella la strumentazione. Roll bar anche qua. Questa da guidare è veramente un giocattolo. Cerchi da 12? 13? 12. 12. Cerchi da 12, ma sei seduto per terra, qua baricentro bassissimo. E infine l'ultima, Jean, ma non per importanza ovviamente, solo perché, solo perché è in fondo al garage, raccontamela. Una mitica replica della 500 Abarth con addirittura la quinta marcia. Con la quinta marcia? Qua che motore è stato messo? Perché avevamo visto prima un motorone è stato messo qua, enorme. Jean, questo che motore siamo qua in presenza? 850. Un 850 con testa sdoppiata, nuovo, praticamente nuovo. Pochissimissimi chilometri. Pochissimi chilometri, veramente tenuto maniacalmente. Appena rifatto. L'ha rifatto? Sì. Bellissimo. Sì, posta. Bellissimo il tettuccio a scacchi bianchi e neri in tela, strepitosa. Freni a disco davanti, ovviamente tamburo dietro.
eccezionale, bellissima, una linea senza tempo, poi in questa livrea a scacchi con bordo rosso Abarth, veramente bella, veramente bella. Allora ragazzi, come vi dicevo prima, noi ci abbiamo messo l'impegno di volervi documentare e far vedere delle macchine di cui alcune sono veramente rare. Ci perdonerete se abbiamo usato qualche inesattezza, qualche imprecisione. Ripeto, non è il mio mondo, anche se mi appassiona veramente tanto. Come dicevo prima, sono praticamente tutte in vendita. Io vi metto in descrizione tutti i riferimenti se qualcuno di voi è interessato di Jean da contattare. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando datemi un like, per oggi è tutto, me la conta mica giusta questa turbo qua, mi sa che la vedremo a breve, un saluto da Dave, ciao ragazzi e al prossimo video!